giornata nazionale per la vita. Il tema del messaggio lo abbiamo detto in apertura della nostra trasmissione, lo ripetiamo a beneficio dei nostri amici che si fossero collegati solamente ora: la morte non è mai una soluzione, dicono i vescovi. Dio ha creato, prendendo spunto da un versetto del libro della Sapienza, tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c'è veleno di morte. E vogliamo parlare di vita con due persone che fanno parte della comunità Papa Giovanni XXIII, che della vita potremmo dire hanno fatto la loro ragione di vita. Ecco, perdonatemi un po' il gioco di parole. Do il benvenuto a Miriam Granito e a Anna Maria D'Augenti. Buongiorno, bentrovate, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, una piccola indicazione tecnica per la regia: se leggermente mi date un po' più di audio in studio perché è veramente basso, e partirei da Miriam perché vogliamo parlare di questa esperienza della comunità Papa Giovanni XXIII in vista della giornata per la vita. È un messaggio che ha a che fare con il fine vita, quello che ci è stato presentato per i vescovi. Con voi invece vogliamo parlare, oltre che di questo, anche della vita nascente e nello specifico della tutela della vita. Ecco, quale attività in tal senso la comunità Papa Giovanni XXIII porta avanti? Sì, buongiorno, io sono Miriam. Allora, sì, faccio parte della comunità Papa Giovanni XXIII, in particolar modo del Servizio Maternità e Vita, che ha proprio il compito di promuovere delle azioni a tutela della vita nascente, dal concepimento alla sua morte naturale. L'attività lo fa con diverse attività, quindi con la condivisione, l'accompagnamento delle donne incinta, delle coppie in difficoltà in base al loro bisogno, con la preghiera davanti agli ospedali nel giorno e nell'ora in cui gli aborti vengono effettuati, con il seppellimento dei feti abortiti, con azioni culturali verso le istituzioni per promuovere il diritto del bambino prima della nascita, favorire un'accoglienza della vita, della maternità e anche azioni a tutela che vada in direzione appunto dell'eutanasia. Dai, e tantissime altre attività, ecco. È davvero un'attività a 360 gradi. Stiamo vedendo anche il sito internet della comunità Papa Giovanni XXIII, che evidentemente, oltre a questo, porta avanti anche tante altre iniziative. Vorrei citare una frase di Don Oreste Benzi. Don Oreste diceva che il Signore scrive dritto anche sulle nostre righe storte. Ecco, mi piace partire da questa frase e mi rivolgo ad Anna Maria per chiedere qual è, ecco, questa riga dritta che il Signore prova a raddrizzare attraverso anche il vostro aiuto, il vostro ausilio, nello specifico ovviamente delle donne in difficoltà, ma potremmo tranquillamente estendere il concetto anche ad altri contesti. Sì, la riga dritta e l'ascolto, inizialmente è quello. Ci chiamano, anch'io da tanti anni rispondo al numero WhatsApp che attivo sempre, di giorno e di notte, su tutta Italia. A catena si risponde e poi la persona che è il referente del territorio prende contatto con questa mamma. Ecco l'ascolto. Dall'ascolto poi c'è la porta aperta, perché alcune di queste mamme ti chiamano perché pensano che tu sei una ginecologa, qualcuno che può aiutarla ad abortire. Poi invece scoprono tante volte proprio insieme a noi di aspettare un bambino e che questo bambino ha bussato alla loro porta piuttosto che alla porta di qualcun altro. E allora lì si comincia un cammino, un viaggio insieme. In tante situazioni abbiamo anche accolto nelle nostre famiglie, nelle nostre case famiglie, queste mamme che dovevano scappare da situazioni difficili, di violenza, l'antitratta, mamme che escono dalla strada e scappano perché sono in attesa di un bambino, e con loro si comincia un viaggio. A me piace stamattina raccontare proprio la vita, l'esperienza nell'accoglienza. Noi è dal 97 che siamo casa famiglia, di mamme ne sono passate tante. E queste mamme sono state a loro volta anche un po' le mie mamme e anche le mamme della mia mamma, Certo. perché ci portano
una novità, una loro cultura, un loro modo anche di vivere la maternità che è un po' diverso dal nostro. Una delle situazioni più complesse che abbiamo seguito, i miei genitori, io sono pugliese di origine, vivevamo a Torino, sono venute dalla Puglia per permetterci di stare vicino a questa mamma che doveva partorire. E il giorno del parto è stato molto complesso, ci sono state delle complicazioni. Lei non era cosciente, per cui il ginecologo ha chiesto a me di firmare, che ero presente lì con lei, perché non era, la mamma non era cosciente. E la mamma mi dice: io muoio, giurami che ti prendi tu cura del mio bambino per tutta la vita. Io in quel momento ho giurato. L'attesa del cesareo è stata molto lunga, molto travagliata, dove ho coinvolto tutta la comunità Papa Giovanni a pregare in quel momento. Questo bambino è nato sano e al mattino dopo io sono tornata per restituire il suo bambino. Quindi capite che si crea tra noi, che siamo un po' le mamme veterane, mi verrebbe da dire, e queste mamme giovani, una relazione e una complicità. Per cui poi loro ti chiedono, quando decidono anche di battezzare i loro bambini, di fare da padrino e da madrina. I loro bambini diventano i fratelli dei nostri figli. Tante situazioni che abbiamo accompagnato, questa mamma che dicevo, all'inizio sapeva che era una bambina, no? Che aspettava una bambina, ma all'ultima ecografia si è rivelato un maschietto. Per cui lei è arrivata dall'ecografia in lacrime. Pensavo fosse capitato qualcosa, dico: ma c'è qualcosa che non va, io sei un maschio. E in quel momento l'intuizione mi ha portato a dire: guarda, potrebbe essere il marito per mia figlia aveva quasi un anno. Lei si è illuminata, da lì si è rasserenata, abbiamo cominciato a preparare il corredino per il maschietto. Ed è stata comunque un'esperienza bella. Loro hanno delle modalità un po' diverse dalle nostre, io Diciamo delle che la vita volte anche. riserva tante sorprese, ecco, tra le tante, ecco, questa è una. Mi ricorda anche un caso di una persona che conosco, ecco, proprio da vicino, e quindi la vita davvero fa davvero tante sorprese. Per tornare invece al tema del messaggio, ecco, c'è scritto che i vescovi scrivono che la cultura di morte si diffonde e si contagia in diversi modi. Ecco, siamo pervasi, potremmo dire, per certi versi, da una cultura di morte. Allora io andrei da Miriam per chiedere quali sono i presupposti perché si possa cambiare questa cultura di morte in cultura di vita a partire dalla vostra esperienza che è pratica. Certo, sì, dalla nostra esperienza le donne, noi come dicevamo con Anna Maria rispondiamo al numero verde, no? Un numero che la comunità Papa Giovanni ha messo a disposizione per le mamme incinta, le donne in difficoltà, quindi un numero 24 ore su 24. Quando le donne ci chiamano sono prese da ansia, da paura, quindi hanno una gravidanza in attesa e quindi sono spaventate, questa gravidanza a loro sembra un peso insopportabile. Una sfida che non si può superare. Quindi noi ci mettiamo in loro ascolto, cerchiamo di capire il loro bisogno più profondo e di aiutarle concretamente ad affrontare la realtà. È una sfida importante. Allora, io vi chiederei di restare ancora con noi perché stiamo per andare in pubblicità. Subito dopo, al rientro, voglio farvi ascoltare un breve stralcio di un'omelia di Papa Francesco che ha pronunciato qui a San Giovanni Rotondo relativa alla cultura dello scarto e anche a questo tema così importante che insieme stiamo affrontando stamattina, e poi ragionare su quelle che sono le prospettive per una cultura della vita. Allora, restate con noi, è un invito rivolto anche alle nostre ospiti, ai nostri amici telespettatori, andiamo in pubblicità, pochi istanti e poi ancora insieme. Eccoci ancora in diretta, dunque stiamo ragionando su un tema bellissimo, il tema della vita in vista della giornata di domenica dedicata proprio a questo tema. Insieme alle mie due ospiti, Anna Maria e Miriam della comunità Papa Giovanni XXIII, stiamo tracciando anche un po' una rotta su quella che è la loro esperienza relativa al tema della vita e nello specifico della vita nascente. Io voglio farvi ascoltare, come vi dicevo prima della pubblicità, un breve stralcio di un'omelia di Papa Francesco pronunciata proprio qui a San Giovanni Rotondo, era il 17 marzo del 2018, 5 anni fa, relativa proprio
a quella che il Papa definisce la cultura dello scarto e che nel messaggio che i Vescovi propongono per la giornata è un tema davvero tanto tanto presente. Ascoltiamo insieme il Papa e poi con le nostre ospiti ragioniamo insieme su questa tematica bellissima. Mistero di Gesù Cristo e mistero di piccolezza. Lui si è abbassato, si è annientato, si è annientato. Il mistero di Gesù, come vediamo nell'ostia ad ogni messa, è mistero di piccolezza, di amore umile, e si coglie solo facendosi piccoli e frequentando i piccoli. E ora possiamo chiederci, sappiamo cercare Dio là dove si trova? Che qui c'è uno speciale santuario dove è presente, perché si trovano tanti piccoli da lui prediletti. San Pio lo chiamò tempio di preghiera e di scienza, dove tutti sono chiamati a essere riserve di amore per gli altri. È la casa sollievo della sofferenza. Nell'ammalato si trova Gesù, nella cura amorevole di chi si china sulle ferite del prossimo c'è la via per incontrare Gesù. Chi si prende cura dei piccoli sta dalla parte di Dio e vince la cultura dello scarto che, al contrario, predilige i potenti e reputa inutili i poveri. Chi preferisce i piccoli proclama una profezia di vita contro i profeti di morte di ogni tempo, anche di oggi, che scartano la gente, scartano i bambini, gli anziani, perché non servono. Da bambino a scuola ci insegnavano la storia degli Spartani. A me sempre ha colpito quello che ci diceva la maestra, che quando nasceva un bambino, una bambina con malformazioni, lo portavano alla cima del monte e lo buttavano, per che non ci fossero questi piccoli. Noi bambini dicevamo, ma quanta crudeltà, fratelli e sorelle. Noi facciamo lo stesso, con più crudeltà, con più scienza. Quello che non serve, quello che non produce, va scartato. Questa è la cultura dello scarto. I piccoli non sono voluti oggi, e per questo Gesù è lasciato da parte. Ecco, abbiamo voluto farvi ascoltare queste parole forti di Papa Francesco pronunciate qui a San Giovanni Rotondo perché ci sembravano appropriate per la giornata per la vita, visto anche il tema che stiamo affrontando insieme alle nostre ospiti. Allora andrei da Anna Maria per chiedere, a proposito della cultura di morte, la cultura dello scarto, a proposito dell'aborto nello specifico, ecco, qual è il vostro, come vi ponete dinanzi a questo che Papa Francesco ha definito un vero e proprio dramma? C'è da inginocchiarsi, perché l'esperienza della maternità sulla propria pelle aiuta a saper accogliere. Io abbiamo 5 figli, perché uno è in cielo, e la quinta gravidanza si è fermata e ho provato sul mio corpo, sulla mia psiche, cosa vuol dire perdere un figlio. E quindi l'aver provato mi fa essere più attenta alla sofferenza di queste creature che vedono tutto nero in quel momento, non vedono una via d'uscita. Forse è proprio sei tu la prima a fargli respirare un'aria positiva, perché la società ci incoraggia a risolvere il problema e risolverlo subito, ci dà anche dei tempi, no? Questi tempi stringono, per cui queste creature non dormono di notte.
e poi si trasformano con un solo supporto. Io voglio leggervi quello che dicono le mamme, perché poi non siamo bravi noi, ve l'assicuro. Questa è una mamma che ha una situazione molto complessa, molto, molto, molto. E lei mi dice, anche se non ho un marito e ho un altro figlio, con la nascita del secondo figlio mi sento completata da un sostegno morale e una proposta di aiuto, e così è nato mio figlio, che è una meraviglia. Sono innamorata di mio figlio. Anche mia madre era spaventata. Adesso ama suo nipote. Ci lasciamo amare da questo piccolo bimbo che ci ha cambiato la vita. Anche l'altro figlio gode ogni istante della vita del fratellino. E se avete ancora un attimo di pazienza, grazie di cuore, poi ci dicono, sono imbattuta nella vostra associazione per caso, in preda alla disperazione. È proprio vero che delle buone parole e un po' di conforto possono decisamente cambiare le sorti di una persona. Grazie di cuore. Poi ci tengono aggiornati su queste vite. E ascoltate ancora un'altra mamma giovane. Vediamo cosa si vede, aveva l'ecografia. Ma se la gravidanza sta procedendo, continuerà ad andare avanti così. Non me la sento proprio di interromperla. Preferisco nel caso affrontare i problemi reali che combattere una vita con i miei sensi di colpa, perché come sono fatta io non ne uscirei più. Dunque, se è arrivato e va tutto bene, vuol dire che bisogna andare avanti. Poi, dice alla nostra operatrice, ti sembrerà strano, ma continuo a trovare in giro oggetti persi da bambini, una ciabattina, un ciuccio, un peluche, è tutto rosa. Ecco, cominciano poi anche a sognare i loro bambini, non è più solo uno scoprire, ma un camminare insieme. E queste mamme diventano le nostre psicologhe. Importante, certo. Ecco, quindi io però vorrei tornare, scusami Anna Maria, perché vorrei, ecco, visto che il tempo corre e noi abbiamo ancora 5 minuti, vorrei un po' provare a tirare le cosiddette somme, ecco, e chiedere nello specifico a Miriam, ecco, quale consiglio vi sentite di dare, vista l'esperienza, alle donne che stanno affrontando una situazione così particolare, lo abbiamo ascoltato anche dalle testimonianze che Anna Maria ci ha voluto leggere, e che pensano che quindi l'aborto possa essere una soluzione definitiva. Sì, dai. Noi appunto, come diceva Anna Maria, cerchiamo di prospettare un oltre, un possibile. Noi diciamo sempre il nostro motto, da sole è impossibile, insieme è possibile. Dai, proviamo a trovare un'altra strada, tutto può cambiare nella vita. Infatti il 10% delle donne che chiamano poi scelgono di portare avanti la gravidanza. Chi porta avanti una gravidanza non si pente, non si è mai pentita, dai. E poi ci chiamano, come diceva Anna Maria, per anni per ringraziarci e dirci, ah, se non fosse stato per te questo bambino oggi non ci sarebbe, e quello è proprio il nostro dono più grande, dai. E allora Miriam, voglio farti anche la stessa domanda che ho fatto ad Anna Maria, perché comunque le esperienze sì sono, ecco, diverse anche geograficamente se vogliamo, ma sono complementari tra di loro, quindi quale atteggiamento deve esserci di fronte a queste situazioni? Sì, guarda, confesso che non ho mai giudicato nessuna donna, ma proprio le portiamo nel cuore con affetto, proprio di ascolto, di accoglienza delle loro paure, delle loro storie complesse, proprio ci mettiamo a fianco, a vicino, dove possiamo cerchiamo sempre di incontrarle, di conoscerle, e poi veramente nascono delle amicizie che durano degli anni, o mamme che mi mandano le foto dei loro fidanzamenti, dei loro matrimoni, ecco. Anna Maria, allora per chiudere, visto che siamo davvero in chiusura, qual è il consiglio? Ecco, la stessa domanda che ho fatto anche prima a Miriam, ecco, per queste donne che stanno affrontando queste situazioni così, così gravi, così critiche. Non spaventiamoci, perché veramente questo nostro Signore scrive dritto sulle nostre scrive dritto sulle righe storte nostre, no? Sulla paura, sulla nostra, delle volte, perplessità, e lasciamoci guidare, chiediamo aiuto. Noi in territorio lavoriamo anche molto con il centro d'aiuto alla vita. Quando ci sono delle situazioni
complessi anche economicamente, io chiamo anche questa referente e insieme andiamo a trovare queste mamme. Parte il progetto Gemma, che questo piccolo supporto economico che fa la differenza. Quindi chiedete, non rimanete nel vostro dolore, perché delle volte questo dolore può crocifiggere. E invece se lanciamo una richiesta di aiuto, e le associazioni in Italia sono anche tante, no? C'è mica solo la Papa Giovanni, ce ne sono tante, no? Certo. Allora poi può esserci un risorgere, e questo risorgere è per tutta la vita, perché un figlio non ti abbandona mai. Allora Miriam, diamo un po' qualche riferimento, così possiamo anche essere utili da questo punto di vista a coloro le quali vogliono rivolgersi all'associazione, alla comunità Papa Giovanni XXIII, relativamente al tema che abbiamo trattato. A te la parola. Certo, sì, dai, vorrei ricordare il nostro numero verde attivo 24 ore su 24, 800 035 036, e invitare tutte le donne in maternità a chiamarci, ma anche tutte le altre donne, anche chi non ha scelto la vita, di chiamarci, di condividere con noi la loro storia e la loro esperienza. Noi ci siamo, non vi lasciamo da sole. E allora io vi ringrazio, ringrazio Anna Maria D'Augenti e Miriam Granito della comunità Papa Giovanni XXIII per essere state con noi in questa mattinata. Abbiamo parlato di vita, abbiamo parlato anche di morte, ma abbiamo cercato, attraverso anche le parole dei vescovi descritte nel messaggio per la giornata per la vita di domenica, di mutare la cultura di morte in cultura di vita. Grazie ad entrambe. Grazie. E io voglio chiudere, prima di lasciare la linea alla pubblicità, con ciò che i vescovi scrivono appunto nel quinto punto del messaggio di domenica. La giornata per la vita rinnovi l'adesione dei cattolici al Vangelo della vita, l'impegno a smascherare la cultura di morte, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione, anelito e annuncio della pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli, stile di vita coniugale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza, anche quando si è circondati da ombre di morte. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ancora pochi istanti di pausa, e poi ritorneremo insieme con Just Today.